come può un qualcosa di così bello morire? Una piaga sta devastando queste terre, ma l'albero della vita è ancora in piedi, anche se per quanto. La fine sta arrivando per il mondo nuovo. Le tribù sono divise, in cerca di qualcuno abbastanza forte da unificarle o debellarle per sempre. Questa è una storia dall'inizio insolito, quindi aspettiamoci un finale altrettanto stravagante. Siamo tutti ragazzi a Bumblebee. Ti do il benvenuto in Biomutant. Il Biomutant. Bene, avevo giocato in passato quando uscì, ma dopo l'hanno cambiato tantissimo con le patch. Allora volevo portarlo, perché sono anche curioso di vedere i cambiamenti che hanno portato. Adesso vado a mettere un attimo le opzioni e ci vediamo fra poco. Ed ecco qua, ho messo le impostazioni di questi video, ve le faccio vedere, ho messo tutto quanto al massimo. Ho messo, potrei mettere 120 fps, ma non mi va di fare lavorare tanto la scheda video, che 100 sono più che sufficienti. Potrei mettere anche 200, ci arriva tranquillamente una 3090. Ma non è questo il problema, preferisco mettere a 100 così. Siamo a posto, musicità, spero vada bene. L'audio ho messo queste di impostazioni e per il resto non ho guardato, ma dovrebbe essere tutto quanto a posto. Completamente automatico QTE, completa automaticamente gli eventi QTE, no, vabbè, questo. Penso che sottotitoli sì, dimensioni grande, facciamo bianco, sfondo no, opacità sfondo, vabbè, penso che possiamo andare indietro, sperando che me li salvi, vediamo se me li ha salvati, dovrebbe avermeli salvati, sì, ok, allora vediamo un po', nuova partita, perché tanto è inutile continuarla, perché facciamo così, facciamo nuova, ho messo la musica molto bassa, speriamo che elimino, non mi interessa, sì, eliminalo, ok. Siamo a un nuovo slot, medio, assolutamente, estremo e difficile, potrei provarci, ma mi voglio farlo in modo normale, scusate, ho starnuto. Allora, facciamo medio, dicevo, adesso non mi ricordo, lo giocai quando è uscito, adesso siamo a novembre 2021, quindi pensate voi quanto tempo è passato. Codifica il tuo DNA. Allora, i primal sono agili, razze. Ecco, l'agilità è la cosa che io vorrei puntare più di tutti. Vediamo un po': agilità 28. Sono tutti agili 28. Cosa mi cambia da tutti questi? Scusate, l'agilità è sempre la stessa. Allora, sono agili, razze antropomorfe, degli ibridi la cui mutazione genetica ha conferito loro agilità, sveltezza al costo di intelletto e sottosviluppato. Ok, lui è un po' più, diciamo, stupid, però è tanto agile. Vediamo qua, i Damdon, non so come si pronunci, sono la razza antropomorfa meno sviluppata, una varietà ibrida che compensa la mancanza di prestanza mentale con la forza fisica. Quindi questi sono agili, questi sono forti e questi saranno intelligenti. Adesso una razza antropomorfa straordinariamente sviluppata degli ibridi reietti con un DNA speciale che li rende adatti tanto alle sfide fisiche che quanto alle quelle mentali. Quindi questo è un equilibrio. Ok, gli Yalas o Yala sono una razza antropomorfa rigenerativa degli ibridi la cui mutazione genetica ha conferito loro forza e resistenza straordinarie. Quindi questo è praticamente il classico tank, perché resiste, quindi resiste a molti danni e fa tanti danni. Beh, mi fa piacere. Questo invece, i Flip, sono una razza nota per l'intelletto evoluto, il loro genio è direttamente interconnesso al potere del Ki, che amplifica e a dismisura le loro abilità psioniche. Quindi questo qui è il classico Mako, tanto per dirne una. I Murgel sono la definizione di razza idealizzata, il loro lineaggio evolutivo ha seguito una direzione in cui forma e apparenza hanno prevalso sulla funzionalità. Non ci ho capito una mazza. Bene, io comunque dell'ultimo dico, io direi questo, mi piace essere agile e veloce a discapito della, diciamo, della forza d'attacco, però schivare mi piace tanto, io lo adoro, quindi andiamo. Scegli gli attributi iniziali del tuo personaggio, per una spiegazione più dettagliata degli effetti di ciascun attributo premi il select, va bene. Definisci la tua struttura genetica. Allora io vorrei agilité,
Intelligenza. Allora, fatemi vedere la ditta. Io avrei 100 se ci riuscissi. 100, ok. Così sono agile proprio al 100%. Vado a deficitare in carisma. Cioè, sceno brutto? Mi dite che sceno brutto? E non è giusto, lo però, insomma. Vabbè, io penso e credo che sia la cosa migliore. Vediamo un po'. Vitalità, salute, razza, forza, danno, intelligenza, potere, chi, rigenerazione, agilità. L'attributo agilità determina la tua velocità di movimento. Solo quella, non di schivo, eccetera. Carisma. Dall'attributo carisma dipende la tua abilità nel baratto e la tua capacità di persuadere altri personaggi. La fortuna, quella è dura a morire. L'attributo fortuna determina la tua buona sorte, la probabilità di infliggere i colpi critici e trovare bottino. Beh, non è che non mi faccia proprio schifo la cosa, però non la vedo in questo caso la fortuna, quindi è una cosa che deve influenzare cosa? Non lo si sa. Vabbè, andiamo su 100, come avevamo detto. 100. Ok, codice genetico conferma. Scegli una resistenza genetica. So che a un certo punto poi potremmo averle tutte, però non mi ricordo adesso. Il mio rischio, penso la più alta sia meglio. Adesso ho le attività, chi cazzo si ricorda? Non mi ricordo assolutamente, se devo essere sincero. Quando giocai, cosa misi? Roba tossica o radioattiva? Chi si ricorda? Proviamo radioattiva, penso sia la più deleteria. Speriamo. Scegli lo stile della tua pelliccia. In che senso? Cosa porta questo? Ah, beh, i colori. Sì, le skin, diciamo. Fatica. Dire quale voglio adesso. Almeno la roba estetica non mi è mai piaciuta. Insomma, non ho dato la priorità, ecco, a queste cose. Scegli il colore principale. Il colore principale luminoso, vediamo un po', proviamo così. Scegli il colore secondario. Mamma mia, qui c'è brutto. Aspetta un attimo, va, ecco, magari mettiamo sul noro, non lo so neanche io, lo sapete. Facciamo così, scegli, dai. Una classe, ecco, mercenario. Allora, mi dici qualcosa? No, me li devo leggere adesso, li leggo e poi ve li dico. Ma io proverei tiratore, perché così siamo agili, in modo che siamo veloci, cioè, per arrivare lontano e sparare lontano. Beh, facciamo così. Hai scelto tiratore. Già, così dicono. E quindi sono a posto, lo posso andare, mamma mia come è brutta il nostro personaggio. Va bene, dai, facciamo pure amati. Vediamo un po', città 100, velocità di movimento, influisce solo quello, sembrerebbe. Salute corazza, velocità di movimento, baratto. Probabilità di critico e bottino, va bene, può andare, già così dicono. Ok, muovi il personaggio, lo faccio subito. Una creatura dal passato tormentato, trascinata sotto i riflettori di una storia già cominciata. Doppio salto, che bello, me lo ricordavo. Eccoci a un crocevia. Scegliere la propria strada è come trovarsi a un bivio. Puoi decidere di imboccarlo oppure smettere semplicemente di vivere. Invocarono, se c'è il pollanino che arriva, insomma, sì. Allora, cosa facciamo? Okay. Per te non è un ordinario crocevia, ma una scelta. Un riflesso del chi, l'energia primordiale che scorre attraverso tutte le cose. Ma andiamo qui, lealtà, dai, io sono per la lealtà e per la luce. Mi presento, sono la metà più pura e luminosa di te, o per meglio dire, la tua voce interiore. Un eco di equilibrio e un costante promemoria delle conseguenze delle tue azioni. Dico che la luce sia il mio elemento. Hai ragione, sono un tipo radioso. poi mi sembra la stessa cosa. Vabbè. Sembra che tutta questa luce ti abbia offuscato la mente. Finirai per cambiare idea un giorno. Non ricordo che lui chi sia la voce, però vabbè. Sempre di Dragon Ball, penso. E quindi... Alla fine si raccoglie quello che si è seminato, quindi è sempre meglio seguire i propri istinti. Non puoi resistere alla tua stessa natura. La tua natura? E io che pensavo che stessimo seguendo la selezione naturale, la sopravvivenza del più forte, tutte quelle storie.
se non è istinto quello? La selezione naturale è una questione di evoluzione e di progresso. Con la giusta quantità di luce, l'oscurità non potrà che sparire. Beh, leppa. Vabbè. Andiamo da Bulma, quindi. Ok, luminosità più uno. Aura, dopo ci spiegherà. Adesso andiamo di qua. A destra è la strada maestra. Cioè, io ho scelto il bivio. Il bivio questo. Allora, la mappa, la gradirei. Non me la fai vedere? La foto, impostazioni. La sinistra non è sempre la scelta più sinistra. Non ci ho capito un cazzo. Vabbè, ok. Io avrei anche. Avrebbe reso. Oh, aspetta un attimo, va. Accidenti. Vabbè, adesso proviamo così. Storie di morte e di corpi abbandonati. Ci ricordano che siamo alla mercé della natura e delle creature che si nutrono dei propri simili. Interessante. La carne del mangiacarne. Nuova missione principale. Io vorrei vedere come caricare, se me lo dicesse. Sarebbe tanto carino. Questa è la schivata, c'è un po' di schivata che abbiamo, proprio bella. Ok, questo facciamo così. E non capisco la ricarica come si faccia. Ah, ok, adesso il grilletto sopra, il trigger, buonanotte, il dorsale. Ricordi la bestia che distrusse la tua famiglia? O hai forse scelto di dimenticare? Hai voltato le spalle al nostro mondo, perdendoti nel tuo. Intanto la forza del predatore aumentava. Perché stavo leggendo. C'è modo di locare. Oh, hanno messo il lock, che bella cosa. Il lock. Lock. Ok. Dove va? Scusi, non è proprio un lock molto bello questo. Che... ok. IRT. Watch. RT più. Aspetta, fatemi. Ok, cavolo. Ok. LB. Left. Left. Questo qua. Allora. Left. Qua. Ma perché trovi? Cioè, la parata. La parata è questa? Cioè, è una parata che non tiene premuto. Non ho capito come funziona la parata. Scusate. Ok. Capito. Allora, B e X. Ok. X e A. Forse boia. Questo è quello della intro. Salve, lei è molto bello. Sa, ti conviene fuggire. Grazie. Non è il luogo né il momento per porre fine a questa storia. Ok. Questa era la intro, ok. Datemi tempo di farmici un attimo l'abitudine, perché ho cambiato tanti giochi. Però piano piano vedrete. Fuggire. Che andrà molto meglio. Sopravvivere per combattere un altro giorno, la scelta migliore. Speriamo che quel giorno non ti colga di sorpresa. Ok, guardiamo se c'è qualcosa, perché io mi ricordo che qui è pieno di cose nascoste. Una cosa che proprio io adoro nei giochi, così l'esplorazione ha un senso. Ho la ruota, la katana, ok. Proiettili, va bene. Ok, vediamo un po' cosa c'è. Il predatore non è l'unica minaccia. La fine dei tempi ha causato una mutazione nella fauna e l'inizio dell'agonia dell'albero della vita. Allora, muoviti verso il nemico per prenderlo di mira con i tuoi attacchi corpo a corpo. Punta la visuale verso il nemico per prendere di mira
con i tuoi attacchi a distanza. Mira a distanza, punta. Ok. Per ricaricare l'arma RB, me lo dice adesso, quando l'indicatore delle munizioni è rosso, puoi effettuare una ricarica rapida. Ah, interessante. Una ricarica rapida è riuscita, aiuterà i tempi di ricarica e incrementerà il danno del proiettile successivo. Ah, come tipo Gears of War. Effetta una ricarica rapida. Ok. L'energia Ki viene utilizzata per schivare, usare le mutazioni ed effettuare attacchi speciali. Non è possibile compiere queste azioni quando l'energia Ki è esaurita. L'energia Ki si ricarica durante e fuori dal combattimento. Ok. Non resterà in piedi a lungo. Opla. Perfetto. Ma se io facessi sto così, non è meglio? Sarebbe meglio, cioè. Vai. Quando ci vuole, adesso la nostra arma a fuoco non è così buona, quindi io farei così, dai, insomma. Bam. Ok. Perfetto. Vai. C'è rimasto malo. Apri la porta. Ma questa roba qui? Non me l'ha dato, scusate. No, non sembra ci sia nulla di particolare sparandoci. No, non me lo segna proprio, quindi faremo così. Vediamo se il drop non c'è per adesso, quindi andiamo avanti. Sì, non c'è niente. Ok, qua c'è qualcosa. Da, c'è, deve essere qualcosa qui. Non c'è un cazzo. Io ci ho sperato tanto, sapete. E vabbè, neanche qua. Peccato. Vediamo se qua c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. Ok. Questo si rompe? No, neanche questo. Quindi andrei qua. Perfetto. Ottico. Cosa c'è? Y. Raro, 40. Elettrico e decente, 4. Accessorio per arma. Hai trovato un accessorio speciale? Aggiungi la tua arma a distanza e infliggi danni aggiuntivi di un tipo speciale finché non finirà le munizioni. Scegli con cura quando utilizzare alcuni. Alcuni nemici sono resistenti o vulnerabili e determinano a determinati effetti. È un consumabile limitato, ma proprio limitatissimo. Allora colgo. Per aggiungere l'accessorio, seleziona dal menu rapido gli oggetti consumabili per aprire il menu. Tieni premuto in su, va bene, tutto chiaro. E che è quello, però adesso non lo seleziono. Comunque è interessante questa cosa. Spoiler bunker. Beh, io penso. Esamina la borsa. Oh, interessante. Hai trovato una scorta di medicinali. Queste sacche contengono oggetti in grado di curarti. La tua salute non si rigenera automaticamente durante i combattimenti. Dovrai usare degli oggetti consumabili o trovare metodi alternativi per curarti. Ok. Perfetto. Rigenera. Vabbè. 5 secondi per usarlo o 5 secondi di cura? Non ho capito. Dettagli statistiche. Rigenerazione salute. La rigenerazione indica quanto la tua salute rigenera dell'oggetto ogni secondo. Ok. Quindi 5 secondi. Vabbè. Durata dell'oggetto. La durata di un effetto di stato positivo dopo aver usato un oggetto. Perfetto. Tutto chiaro. Tieni premuto il comando del menu, seleziona rapida e scegli una benda per usarlo. Devo proprio adesso, sono pieno. Allora, dove devo andare? Dice là, quindi se andassi qua nessuno si offenderebbe, giusto? Vediamo un po' l'esplorazione, ragazzi, l'esplorazione. Oh, salve, signoro. Comune, viele, composto. Questo è un tipo di danno, slot accessorio, indica lo slot di accessorio, classe peso, velocità d'attacco. Ok, perforazione, ho capito che comunque è un per il crafting, va bene, poi vedremo, ci spiegherà meglio. Vediamo se c'è altro, sembrerebbe di no, a meno che non ci sia qualcosa qui, io andrei e siamo a postolo. Quindi qua, basta. Aggrappati bene e parti. Aggrappati sto ceppolo qui. Perfetto, siamo contenti. E adesso? La morchia oleosa è dappertutto. Per molti, un presagio di morte. Altri però sono riusciti ad adattarsi al nuovo ambiente, a cambiare insieme a esso. Evoluzione ricca di sorprese.
Ricorda di sparare, di parare gli attacchi, quindi un nemico sta quando un nemico sta attaccando è un'icona a forma di fulmine lampeggiata sulla testa, premi il tasto LB. Ok, non è necessario proprio, ma io aspettassi così, tanto insomma. Ok, opla, accidenti, non ho schivato, non ho fatto capo. Il cazzo di finestra cinetico, ma quello si è morto, che è meglio. Posso far così intanto che mi carica? C'è qualche roba bella. Guardate l'agilità che ha il nostro amico. Voilà, non ci sto capendo un cazzo. No, è andato bene, dai. Perfetto, possiamo droppare. Possiamo... Puoi ottenere oggetti curativi dai nemici sconfitti. Per saccheggiare, avvicinati al nemico sconfitto, premi Y. Ricordati di usare gli oggetti curativi quando la tua salute scarseggia per selezionare l'oggetto. Ok, tutto chiaro. Cosa mi hai dato? Però parecchio. Va bene ragazzi, direi che come primo video possiamo anche fermarci qui. Ci vedo tutto. Io vedo come al solito. Lascia un commento se piace, di fammi sapere cosa pensate. Ma adesso vedo solo tua Shiva. Ciao ciao.